Buonasera, sono le 17:31. Oggi 13 ottobre 2021. Parliamo del 2012. In pratica, dopo il 2011, cioè, non era ancora previsto nessun viaggio a Lourdes, perché volevamo fare passare un anno. E allora niente, praticamente mi trovavo in zona lì vicino a casa mia e mi sono fermato ad un edicolo a pagare una bolletta dell'Enel e ho visto che lì dentro non c'erano solo giornali ma anche statue, crocifissi, eccetera eccetera. Allora dico, mi compro un rosario e me ne vado a casa. Poi siccome sapevo dove l'avevo trovato, sono tornato con calma, no? Cioè, ho chiamato l'autista, poi è iniziata la storia con Pizzari, che in pratica andavamo sempre là. Cioè, era una novità che in pratica si era presentata. Era un'edicola praticamente di una località chiamata Fortuna, qua vicino a Catanzaro Lido. E in pratica poi ho aperto un altro negozio a Catanzaro Lido, la Bottega dei Miracoli. Quindi eravamo sempre in giro con Pizzari a comprare oggetti sacri. Era una certa Marisa Ierace, praticamente era una dipendente di un certo Sciallo Vincenzo, che in pratica è il titolare di Euro SDS Arte Religiosa di Rocelletta di Borgia. E invece Condina Gianfranco era il proprietario della Bottega dei Miracoli di Catanzaro Lido. E io compravo queste cose perché volevo fare, cioè volevo tenerle in casa per buon augurio. Cioè speravo nell'intercessione della Madonna perché avevo un sacco di problemi. Allora io praticamente era il 2012, era estate, cioè non era estate, era estate, era una giornata calda, non mi ricordo la data. Cioè forse luglio, prima di agosto. Era prima di agosto, qui. Sì, la fine di luglio, quando arrivano le bollette a casa. Praticamente ero uscito per pagarla, perché di solito la pago subito, e mi sono fermato là. Poi dopo praticamente un mesetto, la signora che veniva a pulire la casa, insomma, mi dice che aveva aperto un negozio, si chiamava Concetta, e mi dice che aveva aperto un negozio a Catanzaro Lido, che mi interessava, cioè io gli avevo chiesto se sapeva di qualcuno che vendeva oggetti sacri là vicino. E allora lei mi dice, guarda che lì ha aperto un negozio. Dice, dove? Spiegami dove che ci vado. Allora in pratica mi dice, vicino, dove c'è la Guglielmo che vende caffè, dove c'è che vendono le macchinette per il caffè. Allora dice, dove vendono le cialde. Allora io vado là, mi faccio un giro, lo trovo. E allora era un uomo seduto su una sedia che in pratica mi guarda in faccia, ma era uno che frequentava la chiesa, lì l'avevo già visto perché io uscivo in bicicletta prima. E in pratica un uomo sposato, cioè più grande di me. E niente, ci conosciamo così, era di sera, di pomeriggio. E praticamente vedo che c'ha la medaglia di San Benedetto e me la compro perché, cioè, non l'avevo vista da nessuna parte, la prima volta. E in pratica dopo che ero stato da Natuzza, cioè a Lourdes chiaramente lì non è che potevo tornare facilmente. E allora me la sono comprata. E ho iniziato, lì non so se ho pagato quel giorno, forse sì, però facevo praticamente, avevo il conto aperto ogni volta. E tornavamo sempre con Giovanni. Cioè uscivamo, poi la cosa praticamente si è chiusa nel 2019 perché lui ha chiuso l'attività per difficoltà economiche. Comunque mi è rimasta una stanza arredata con diversi quadretti che ho sistemato io con dei Fischer appesi, cioè la scrivania era praticamente uno studio, era una stanza adibita a studio con internet. Però lì è tutto chiuso con il silicone. Va bene, la ringrazio. Salve.